tu con Mister Bognanni amareggiato dopo la fine della gara. Sì, c'è tanta amarezza. I ragazzi hanno fatto oggi una grande partita. Chi era presente l'ha visto, che la vedranno anche dagli highlights delle partite in diretta. C'è poco da rimproverare, ragazzi, se non essere stati cinici là davanti, aver sbagliato l'ultima scelta tecnica e tattica decisionale. Però ripartiamo da qui, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo diventare più cinici, ripeto, là davanti, perché non si possono sbagliare tutte queste occasioni da gol, sia gli attaccanti, i centrocampisti, anche sui calci piazzati. Dobbiamo essere più cattivi. Il bicchiere però è mezzo pieno, perché anche oggi contro una diretta avversaria, perché non dimentichiamo che noi siamo una neopromossa, abbiamo costruito, mi dicevano quelli del mio staff che avevano le telecamere, abbiamo costruito 14 occasioni da gol. E quando costruisci così tanto e non riesci a vincere, vuol dire che dobbiamo lavorare di più, dobbiamo migliorare di più, dobbiamo crescere di più. Però ripeto, questo è un punto di partenza, siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo fatto sempre grandi partite e dobbiamo lavorare di più. Aspettava quel tiro da 60 metri da parte di Franchelli. Franchelli è un buon giocatore, come sono tutti buoni giocatori. Purtroppo siamo andati in svantaggio su una punizione laterale dopo 5 minuti. Poi per tutta la gara non ho visto un tiro in porta da parte loro, tranne un calcio d'angolo di rimbalzo. Detto questo, abbiamo fatto una grande partita, ripeto, un mare di occasioni da gol. Franchelli, che è un ottimo giocatore come tutti gli altri, ha fatto un gol da 40 metri. E da lì in poi siamo ritornati a pressare, ad attaccare alti, però non siamo riusciti ad andare in vantaggio. Ripartiamo da qui, ora testa domenica col Mazzara, perché sarà un'altra partita difficile, un'altra partita complicata, però io sono contento, sono tranquillo perché abbiamo un grande gruppo di uomini, ragazzi che lavorano, sono amareggiati perché sanno e sono consapevoli della loro forza, del loro sacrificio, del loro lavoro, quindi questo mi fa ben sperare. Mister, Felipe ha subito un brutto fallo che lo ha costretto alla barella. Ci può aggiornare sulle sue condizioni? Felipe ora in ospedale, sta facendo degli accertamenti. Purtroppo ha subito un brutto fallo, gli si è girata la caviglia e è caduto con tutto il peso sulla caviglia che era già sgirata. Quindi speriamo di recuperarlo presto perché Felipe è un bravo ragazzo, un grande lavoratore come tutti gli altri ed è uno che dentro il campo dà sempre l'anima. Speriamo che non sia nulla di grave e che ce l'abbiamo presto di nuovo tra di noi. Detto questo, ripeto, ripartiamo da qui, siamo sulla buona strada, possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio. I ragazzi lavorano tanto e sono sicuro che arriveranno anche i risultati, non solo i pareggi, ma anche le vittorie, perché siamo sulla strada giusta. Sono qui con Luciano Franchelli, al 18esimo hai trovato un gol spettacolare, da posizione inenarrabile come di solito pronuncio io. L'hai provato in allenamento? No, alla fine proviamo sempre tutto, alla fine calciare, penso che è stato così all'improvviso. Luciano, cosa poteva fare la Super Giovane Castelbuono di più per vincere questa gara? Purtroppo abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto di tutto, ha mancato quel pezzettino, ha mancato quel gol perché se riguardi la partita abbiamo fatto 5-6 occasioni di gol e purtroppo non sono entrate. Ambizione per il futuro? Sì, sono tante, sono tantissime. Adesso la prima è fare bene qui. Io voglio fare bene qui per guadagnare per il futuro.